Ragazzi, ci siamo, siamo al gran finale. Ora andremo a dare l'estrema finitura al nostro modello e dopodiché lo lasceremo ad asciugare per 48 ore, perché è più lento questo prodotto che adesso vi andrò ben a spiegare. E dopo che avrete visto questo video andrà in onda quello finale, proprio quello dove il modello sarà assemblato, che faremo la recensione con lo straccione, il dottor Lobo, eccetera. Allora, la finitura finale è il KSV1000 Extreme Gloss, che ve lo faccio vedere, eccolo qua, e cosa si differenzia dal KSV100 Super Gloss? Si differenzia per tantissime caratteristiche. La caratteristica è che è extra lucido, ma non ha nessuna funzione di... praticamente di chiusura, non ha nessuna funzione di praticamente non va a ciao amici di Potere Robotico, ci siamo alla fine, siamo all'estrema finitura, andiamo a utilizzare il KSV 1000 e Extreme Ultra Gloss. In cosa si differenzia dal KSV100? Si differenzia dal fatto che questo qui è un lucido estremo, ma non ha nessuna funzione di protezione. Ora, andando a leggere quello che dicono le istruzioni di questo prodotto, KSV 1000 Extreme è un trasparente ad acqua per aerografo pronto all'uso, che affianca ma non sostituisce il modello KV100 Super Gloss, da cui si distingue per caratteristiche e funzioni specifiche. 1. È lucido quanto un prodotto professionale a solvente o l'acqua 2K bicomponente, se applicato correttamente ed è pronto all'uso. 2. Per quanto sia un'ottima base lucida, eccetera, non lo dovremmo dare come base per i cromati. Comunque, la terza applicazione aerografo non si... metodo applicativo. Allora, come si utilizza questo prodotto? Applicare una mano leggera e subito senza attendere una mano piena. Al termine dovete percepire visivamente la superficie come se fosse leggermente lattiginosa e biancastra. Questo è il segnale che ne avete applicato una giusta quantità. Attendete che la patina lattiginosa e biancastra scompaia, vi accorgerete perché il colore di fondo verrà nuovamente brillante e si schiarirà perfettamente. E applicate una seconda mano bagnata, al termine della quale dovrete nuovamente percepire la patina biancastra e che avete finito la procedura. Quindi, noi per fare questa procedura, avendo letto le istruzioni, dobbiamo dare una prima mano al nostro pezzo e immediatamente dopo dare una mano piena. Aspettare che si asciughi leggermente, quindi 5-10 minuti a seconda del posto dove voi state dando il colore, e dopodiché dare un'altra mano bagnata, non una mano piena ma una mano bagnata. Quindi io ho già fatto questo procedimento e il risultato è il seguente. Ora ve lo faccio vedere. Ecco qua. Quindi ora lo andremo a fare questa procedura per ottenere questo risultato insieme. Ora, prendiamo l'aerografo, sempre il nostro fido ultra di Harder & Steinbeck con la Duse 04. Andiamo a prendere il nostro KSV 1000, lo shakeriamo per bene, riempiamo la nostra coppa. Ripeto, questo qui è un prodotto che non ha nessuna funzione di protezione, quindi è soltanto di finitura. Ok? Bene, accendiamo l'aerografo. Pressione 1,8-1,9. Boh, su una mascherina. Prendiamo in mano un pezzo. Eccolo qui. Vedete? Andiamo a dare una mano leggermente bagnata, aspettiamo un secondo e poi giù una mano pesa. Dove noi dobbiamo andare a percepire un effetto biancastro lattiginoso. Come vedete,
il risultato è stato ottenuto. Ora lasciamo asciugare il tutto e poi andremo a dare una seconda mano bagnata. Ora qui abbiamo un altro pezzo, quindi mano leggera inizialmente, che funge da base, e poi dovremo dare una mano pesante. Ecco qua. E dovremo attendere che si asciughi. Ora facciamo quest'altro pezzo. Vedete che comunque sono già abbastanza lucidi. Ok, mano leggera, ok, e adesso mano pesante, guardate, per percepire quella mano, quella sensazione biancastra e lattiginosa che ci viene detto durante le spiegazioni. Mano leggera, andare a fare tutto il pezzo, e ora andiamoci subito immediatamente di mano pesante. Ecco qua. Andiamoci di mano pesante, basta, vedete che abbiamo calcato a sufficienza. Ecco, una mano leggera, e poi adesso io subito una mano piena. Perfetto, mano leggera, lasciamo un attimo asciugare e via di mano pesante. Ecco qua. Già la prima coppa, andiamo a shakerare ancora il colore e riempiamo un'altra bella coppa del nostro prodotto di finitura. Ecco qui, e ora andiamo a dare una mano pesante. Leggete, mi raccomando, sempre le istruzioni, poi sotto troverete il link per l'acquisto del prodotto, però mi raccomando, leggete sempre le istruzioni perché sono le più dettagliate che io abbia mai visto per dei prodotti di questo tipo. Quindi viene proprio spiegato tutto dalla A alla Z su come si dà il prodotto, su cosa non si deve fare, in che condizioni, eccetera, e c'è tutto specificato. Ecco, abbiamo dato una mano leggera e ora al nostro pezzo dovremo dare poi una mano piena. Ecco qua, adesso andiamo a dare la mano piena, quindi. Non aiuta questo coccodrillo.
vedete, abbiamo applicato una mano assolutamente piena, piena, piena del nostro prodotto. Lo lasciamo asciugare e andiamo a fare gli ultimi pezzi. Riempiamo nuovamente la coppa. Ecco qui, per prendere l'altro piede, mano, come specificato, leggera, per iniziare. E poi mano pesante. Praticamente da ottenere questo effetto super super lucido. Ora andiamo a fare gli ultimi due pezzi. Prima, sempre mano leggera, come già detto, ecco qua, e poi mano tosta. L'ultimo pezzo, mano abbastanza leggera, lasciamo asciugare un attimino, vedete già comunque quanto è specchiante, e ora mano piena. Tac, e vediamo l'effetto biancastro lattiginoso. Bene. Ora andiamo a riprendere i vari pezzi e diamo una mano bagnata, ma non piena, andare a definire, nuovamente andare a ribagnare tutto. Ma senza più eccedere come prima. E questo è il risultato. Andiamo a prendere questo pezzo qua che probabilmente si vedrà meglio. Mano bagnata. E stop. Spettacolo. Ora andiamo a dare un'altra mano leggermente bagnata, perché vedete che comunque il nostro piede è stato sufficientemente inondato di prodotto. Aspetta, abbiamo finito nuovamente la coppa, andiamo a fare un rabbocco immediato e veloce. Ok, mi raccomando, è sempre l'uso della mascherina, perché ok che sono prodotti all'acqua, ma buona norma comunque proteggersi, eccetera. Ecco, abbiamo dato anche l'altro pezzo, facciamo di nuovo questo con l'estrema finitura, giusto a bagnare il pezzo, non più a inondarlo come prima, ma giusto per bagnarlo. Vedete com'è bello lucido. Vedete che comunque sia è abbastanza, è ancora
bello bagnato. Gli diamo proprio una leggera passata ancora. Ok. Ora andiamo a dare una leggera bagnata anche al piede. Ok. Io direi che per questi pezzi è, se abbiamo raggiunto l'obiettivo, direi di non darne più su di colore, perché hanno assolutamente, vedete anche qui, raggiunto l'assoluta saturazione. Cioè, da sopra di un altro prodotto mi pare eccessivo qua. Vedete il risultato? Estremamente lucido. Allora, al prossimo video andrete a vedere il modello finalmente assemblato in recensione con lo straccione del dottor Lobo. E finalmente io posso dire, oh, ho finito. Naturalmente prima di assemblare il modello passeranno almeno altre 48 ore, perché questo è un prodotto che è lento ad asciugarsi, quindi ci vorranno almeno 48 ore. Questo è tutto e alla recensione.